Ciao a tutti, ben ritrovati dal vostro AndreNecro91 su un nuovo episodio di Yo-Kai Watch 2. Nuovo capitolo, la scuola è impazzita. Wow, mi aspetta un'avventura all'interno delle mura scolastiche. Anche d'estate mi tocca andare a scuola. Dai ragazzi, facciamo i bravi, su. Ma che sta cercando? Non sono qui, sono scomparsi. Qual è il problema, Andrea? Già, perché sei così preoccupato? I miei compiti delle vacanze? No, davvero? Non sono qui, devo averli lasciati a scuola. Cosa vuol dire che sono rimasti lì dall'inizio dell'estate? Curioso che tu te ne sia accorto solo ora. Così non mi aiuti, devo andare subito a scuola a prendere i compiti. Prendi i tuoi compiti a scuola, ma un attimo solo. Ma Jibayan? Ho scoperto un'app divertente per le Yo-Kai Pad. Dovresti provare, Andrea. Ah, sì, ho capito. Quindi praticamente è come... Ok. Come appunto era, sì, diciamo il, tra virgolette, vecchio gioco. Dunque, vorrei un attimo vedere le medaglie che ho. Perché ho due tosti, un audace, uno splendido e un generoso. Allora, facciamo così. Siccome posso spostarli solo andando medaglium yokai qui nella mia camera, scambia yokai. Allora un attimo li sposto. Metto i due tosti vicino. Qui, ok. No, facciamo così. Qui. Perfetto, così faccio l'unione. Almeno ho sempre Jibayan davanti e ho due tosti vicino, così faccio l'unione. Perfetto. Ora possiamo andare a rompere i gran culi. Non è vero. Allora, andiamo a scuola, bene. A proposito, quanti soldi ho? 2,70. Mi bastano solo per due tè dell'anima. Perché vorrei completare la missione del tè dell'anima. Allora, intanto salgo qui che devo andare a recuperare quel maledettissimo scrigno che è qua dallo scorso episodio. Ah, ma a quanto pare non posso neanche andarci di là. Forse devo trovare un altro modo per andarci. E lo troverò sicuramente. Vediamo un po'. Come qui non c'è niente? Allora, intanto parlo con questo che ho preso trette dell'anima. Perfetto, vediamo. Insomma, mi dà una bella ricompensa, eh. Guarda come tracanna. Forse dovrebbe prendersela con più calma. Ah! Cosa? Abito sudato? Incredibile! Oh, incredibile! Voilà! Quanti punti esperienza? Scena bonus, vediamo un po'. Wow! All'ultimo! Io ancora non ho capito come funzionino queste scene bonus. Mi dici anche scusa, salve. Bene, possiamo andare a fare la storia ora. Cioè, a continuare la storia. Eccoci a scuola, vediamo cosa succede. Ah, la scuola di Andrea. C'è molta calma qui oggi, vero? Beh, sono tutti in vacanza, sai. Questo posto è molto più grande di casa tua. E la tua classe è al secondo piano, dico bene, Andrea? No, è al primo piano, stanza 5-2, dovresti saperlo. Oh, certo, da bravo valletto stavo solo controllando che ne terei ricordarsi. Beh, è meglio che se ci fermiamo in sala professori prima. Davvero? Sì, ci serve una chiave, le classi sono tutte chiuse durante le vacanze. Beh, di sicuro se spieghi la situazione ti daranno la chiave, giusto? Esatto. Allora, sala professori, se non ricordo male, era qua giù. Ecco il nostro profi. Oh, che posso fare per te? Salve, avrei lasciato una cosa in classe e dovrei andare a prenderla. Molto male, giovanotto. Tieni la chiave, vai a prendere le tue cose e riportale in fretta, va bene? Va bene, grazie. Ora possiamo entrare in classe, andiamo. Non c'è nulla qui. Oh, Andrea, che bello vederti. Moranellina? Questo è preside, se non sbaglio. Sì.
Ok, niente strumenti. Nelle altre classi ce ne sono alcuni, forse. Basta andare a controllare. No. Niente strumenti. È un vero peccato. Però per essere sicuri. Ah, peccato. Allora, primo piano è questo. Ma. Ah sì, è lì, ok. Ma pensavo mi indicasse l'altra ala. Eccolo qua. Eppure ero sicuro di aver lasciato tutto sotto il banco, dovrebbe essere qui. Sì, trovati! Compiti extra, bene. Però c'è questo ronzio di sottofondo nel gioco, non capisco perché. Fio, che sollievo! Ehi, il radar yokai? Usa lo yokai watch per trovare lo yokai nascosto, Andrea. D'accordo. Wow, oh mio dio, Baku. Baku, quello yokai è caduto in mezzo alla stanza. Che strano modo di comparire, miau. C'è qualcosa che non va in questa storia. Ho fame, per favore, cibo. Ehi, stai bene? Ah, umani. Prendi questo, fumisonno. Attenzione, Andrea. Metto adesso Whisper. Grande Shibanyan. Ma hai appena usato Whisper come scudo? È morto. Cioè no, è che si è addormentato. Ronf, infatti, si è addormentato? È colpa del fumo? Baku non sbaglia a bersaglio 2 volte. Con sua forza mi fa dormire. Mo' ti faccio addormentare io. Eccola, unione tosta, bonus difesa. Wow, mio Dio, quanto toglie! Beh, Shibanyan, ho bisogno di te. Quanta vita c'ha ancora? Ok, vai, meno male. Ma gli è rimasto poco, dai. No, volevo fare l'attacco di Sudon Sudon. E vabbè. È andata anche così bene, dai. Oh, Energy Max al 2 e vai. Così più potente. Piove? Ah, sta piovendo fuori, stai bene? Perché ci hai attaccato così senza mio motivo? A Baku dispiace, confusa, Baku ha fame. Hai fame? Aspetta, forse tu. Baku fa dormire le persone e poi Baku mangia i sogni. Le persone non ricordano i sogni al mattino perché Baku se li mangia. Ah, ecco perché non mi ricordo il 99% dei miei sogni. E se vuoi mangiare i sogni, che ne dici dei suoi? I suoi? Ronf, no, non mi mangerei con pane e cioccolato. È un po' agitato, ma Baku mangia. Baku non può essere schizzinosa. Gnam. Poverino. Capisco, Baku ha fatto un bello spuntino con i miei sogni. Sì, non saporiti, ma riempiono. Baku, che ci fai a scuola? Baku, pessimo tempismo. Baku voleva scorpacciata di sogni, gli studenti annoiati, sono tantissimi. Oh, capisco. Ti sei dimenticata delle vacanze estive, vero? Sì, ma tu hai aiutato Baku. Baku felice di incontrarti. Baku si scusa. Baku dona simbolo di amicizia. La moneta! No, è più Baku. Come nell'anime, dai. Ok, ah, yokai numero 2 addirittura. Wow. Oh, ci voleva un altro sigillo di. Oddio. Splendido, bene. Un altro amico yokai, ben fatto. Chiama Baku quando hai bisogno. Baku arriva in tuo aiuto. Lo farò. Grazie, Baku. Oh, si sta facendo tardi. Dovremmo tornare a casa, Andrea. Wow, è tardissimo. Baku fa ciao ciao! Allora, perfetto. Sì.
Ma quindi fuori piove. Ah, ok. Ma questo era tutto quello che... Non devo riportare la chiave? No, aspetta, vado a vedere perché è capace che devo... Riportargli la chiave. A quanto pare è come se gliel'avessi già riportata. Ok. Non mi crea problemi. Però il problema forse c'è fuori dalla scuola. Chi si aspettava di fare amicizia con uno yokai nella tua classe d'estate? Già? Questo l'ho visto nel trailer, ma di già? Che succede? All'improvviso è tutto buio? Miau! Oh, ci picchia! Che vi prende? Sembra che abbiate visto uno scheletro gigante. Whisper, dietro di te! Dietro di me? Tutto su... Mostro! Miau, scappiamo! Porca miseria. Cos'era? Perché era sul tetto della mia scuola? Era così enormemente, gigantemente, mostruosamente grande! Quella cosa creerà un sacco di guai se continua a gironzolare a scuola. Sei tu, Andrea? La cena è pronta, vai a lavarti le mani. La cena, di già, va bene? Sembra che dovremmo parlarne più tardi. Goditi la cena. Non mi lavo le mani perché sono ribellino. Cominciamo a mangiare? Siediti, va bene. Quindi dopo pranzo andrò sicuramente a sfidare. Cosa? Ok. Va bene, con cosa incominciamo? Anche per me, eh? Wow. Che bei minigiochi. Eccellente. Aspetta, quando diventa più piccolo. Ah, ok, deve essere proprio preciso. Ho provato a fare la prova ad aspettare un pochino di più, ma si è fallito. Che meraviglia! È facile. Anche per me, eh? Ah, ho sbagliato. Lasciamene un po'. Bene. Prego. In guardia. Ma ho avuto tipo 20 extra, una cosa del genere. Se quella cosa che abbiamo visto alla scuola è davvero uno yokai, dovremmo diventare più forti per batterlo. Che vuoi dire? Dobbiamo fare amicizia con degli yokai più forti di quelli incontrati finora. Il problema è che gli yokai più forti sono più bravi a nascondersi. Per trovarli dovrai potenziare il tuo yokai watch. È un'ottima occasione per dotare il tuo orologio di nuove funzionalità. Potenziare lo yokai watch. Ma come? Beh, ovviamente dovremmo fare visita all'orario italiano. Non c'è posto migliore di un negozio di orologi per migliorarne uno, no? Parlando di tempo, si sta facendo tardi, sarà meglio andarci a domani. Buona idea, buonanotte, Whisper. Fronf, fronf. Mo' c'è Baku che mangia sogno, ti pareva? Sogni gustosi. Non volevo saltare la scena, volevo solo provare a vedere se effettivamente era una scena che si poteva saltare oppure era, diciamo, come dire, bloccata. Sì, diciamo così. Ok, andiamo allora di Vitaliana a potenziare il nostro Yokai Swatch. Una bicicletta mi farebbe davvero molto comodo. Ok, comunque sì, siamo arrivati, dai. Oh mio Dio. Detective Sireni. Quello che indossi è uno yokai watch, anche tu vedi gli yokai? Sì. Ottimo, è deciso allora, ti nomino investigatore yokai ufficiale. Posso avere un cappello come il suo? Catturare gli yokai noti come yo criminali per le loro malefatte. Questo è il lavoro per noi investigatori yokai. Cavoli, questo non era previsto, sembra che ci sarà molto da fare. C'è una ricompensa per te se catturi uno yo criminale. Ti permette di essere utili? Ehi, non decidere per me. Andiamo, non è una cosa difficile. Se vedi uno yokai che scappa, catturalo. E catturalo con la forza. Prova con quest'app. Genjibanyan con gli occhi, dai. Puoi usarla per cercare yo criminali bricconi fuori controllo quando vuoi. Non lasciare che lo facciano franca. Non ti dimenticare di dar loro la caccia neanche per un secondo.
Sembra un vero tormento. Se finisci nei guai durante le indagini, vai alla postazione di polizia. Quella qui vicino l'ho costruita io. Impressionante, eh? Bene, allora, io torno a pattugliare. Il mio compito è mantenere l'ordine in questa città con tutte le mie forze. La guida per gli yokai criminali è stata aggiunta. Bene, andiamo a parlare con Vitaliano. Wow, già potenziamo lo yokai watch. Ma è chiuso? Oh, capperi. Che cosa, non c'è nessuno qui? Quindi non posso potenziare l'orologio? State aspettando che avrà l'ora di Vitaliano? Sì, ma sembra che non ci sia nessuno. Ho appena visto il signor Bellavista col gestore dell'ostello del viandante. Ah. L'ostello del viandante? Ah, giusto, corriamo là. Grazie, signora. Ok, ho capito, quindi per farci incontrare gli yokai comunque sia anche di rango S, Attenzione, è molto importante. Eccoci qua. Ehi, ragazzino, che c'è? Conosce il signor Bellavista? Bellavista? Ah, sì, conosco quel tipo. Che peccato, però, le è mancato di poco, era qua un attimo fa. Sono abbastanza sicuro che fosse diretta al museo del laghetto zucca. Il museo del laghetto zucca? Sì, esatto, è un bel museo, accol di brezza. Capisco, bene, allora andiamo al museo del laghetto zucca, giusto? Esatto, amico, di zucchero filato. Ha risposto a Whisper? Ma allora anche lei avete gli yokai? Certo che posso, amico! Io gestisco lo stato del viandante dove arrivano gli yokai di passaggio, eh? Vuol dire che si incontrano qui? Esatto, mio giovane amico, se anche tu riesci a vederli, potresti gestirlo. Io? Gestire questo posto? Sì, amico, c'è un'ora di buontente. Inoltre, non è molto difficile. Devi solo passare ogni tanto a parlare con gli yokai in visita. Vengono da altre città, fai un salto quando te la senti, capito? Capito? Tramite Street Pass, lo stare di viandante. Ah, ok, Street Pass, allora mi sa che non ne incontrerò manco uno. Perfetto, siccome sei qua, lascia che ti colleghi a questa app carina. Ah, con la mia faccia, wow. Registra automaticamente tutte le mitiche esperienze che fai. Creerà un profilo fantastico per te. Controllala di tanto in tanto e perditi nei tuoi ricordi, amico. Lo farò, grazie. Ha anche un'altra funzione, mio giovane amico. Troverai qui allo stadio dei viandanti gli yokai incontrati in via Street Pass. Ok. Mi piace proprio parlare, eh. Al museo del laghetto zucca. Oddio. Perché mi fanno girare il lungo e il largo? Non capisco. Ah, eccoci qui. Vicino vicino. Sì, più o meno. Ah, è museo, mi ricordo. Il signor Bellavista dovrebbe essere da qualche parte nel museo. Perlustriamo il posto. Giusto, buona idea. Questo cos'è? Sembra che questo tizio stia avendo una crisi di nervi. Perché, destino crudele? Qual è il problema? Oh, scusami, non avrei dovuto perdere il controllo davanti a te. Non hai niente, davvero, non preoccuparti. In verità, forse qualche giovane come te potrebbe aiutarmi, ora che ci penso. Aiutarla come? Se ho qualche minuto per ascoltarla. Ci vorrà un po'. Diamogli una mano. Ok, facciamolo. Vedi, io sono il curatore di questo museo. Hai visitato l'esposizione in corso, quella sulla Val d'Oro del passato? Noi abbiamo tutti gli oggetti che volevamo, quindi non è completa. Come? Ma l'esposizione non è già cominciata? Già, la mostra ci ha appassionato ed emozionato a tal punto che non abbiamo considerato come procurarci tutto ciò che volevamo. Davvero un così poco organizzato era la scelta migliore come curatore? Ah, davvero uno così poco, non un così poco. Vabbè, insomma. E qui è dove entri in scena tu. Se riesci a capire come recuperare alcuni oggetti per la mostra, beh, non ho la più pallida idea di cosa vada in esposizione ben riuscita. Giusta osservazione. Beh, se dai un'occhiata alla mostra ti farai un'idea. La troverai nell'ala ovest del museo piano terra a primo piano. Se non riuscirai ad aiutarci a terminare la mostra come l'avevamo concepita, che accadrà? I miei sogni saranno distrutti, la mia carriera è finita, caput! Ah, ci picchia, va bene, lo farò. Davvero? Oh, grazie, grazie. Beh, si è risollevata abbastanza in fretta. Indipendentemente dalla mostra, raccogliere oggetti richiede attenzione. Potrebbe volerci tempo per trovare quel che ci serve, ma presta attenzione. Se cerchi per la città troverai quasi di sicuro oggetti che valga la pena esporre. Prenditi tempo e trova il meglio, l'importante è ottenere gli oggetti. Potrebbe essere difficile, abbiamo delle decisioni onerose da prendere. Ma in effetti potremmo già aver parte di quel che cerchiamo, controlliamo. Dubito che abbiamo qualcosa della Val d'Oro del passato, vediamo.
Il futuro delle mosaiche della mia carriera dipende da te. Fai del tuo meglio. Va bene, facciamo una cosa. Andiamo a completare la storia principale e poi dopo ci penserò. Eccoti qui. Ti stai guardando l'esposizione di sulla Val d'Oro del passato? La Val d'Oro del passato? Guardati intorno. Qui dentro rivive la Val d'Oro di 60 anni fa? Davvero? Fantastico! Val d'Oro era così diversa nel passato? Dai un'occhiata a quei vecchi mobili da soggiorno e ai cartelli di latta. Non se ne vedono molti in giro per la città oggigiorno. Ah, i ricordi? Sto parlando troppo, vero? Avevi bisogno di qualcosa? Sì, vorrei che rendesse il mio Yokai Watch più forte. Che cosa hai detto Yokai Watch? Ah, beh, questo significa che puoi vedere gli yokai qua attorno. Già. Che sorpresa, beh, come posso aiutarti con lo Yokai Watch? Voglio che lo renda in grado di trovare yokai più forti. Ah, capisco il buon vecchio potenziamento, eh. Mi sento in gran forma, quindi lo farò, lasciamelo pure. Grazie, signor Bellavista. Incontriamoci da me più tardi. Cioè, nel negozio, ovviamente. Resto qui ancora. Va bene, dopo. Ah, completa le missioni chiave per continuare la storia. Però non so con cosa completarla, cioè dovrei andare in giro per la città a cercare tutto quello che manca. Cartello ristorante, cioè dovrei andare... No ragazzi, aspetta, no, non potete farmi fare davvero questo. Ah ok, i portali bizzarri. Una donna di nome professoressa Portaglia che lavora col libro Mosaiche Tazuka nel cavò. Ok, andiamo allora. Andiamo a fare questa intanto. Oh, eccola! Brividi! Paola Portaglia. Brividi? Mi ha spaventato e mi ha fatto venire i brividi! A quanto pare fa così quando qualcuno la spaventa. Cosa c'è che non va? Non posso parlarne qui. Vieni nel cavo del Musa se vuoi parlare. Proprio a destra della scalinata sarò in tua attesa, quindi non ciondolare. Ok. Certo che è un bel tipo. Andiamo nel cavo allora. Ah, aspetta, fammi curare gli yokai, non si sa mai. Oh, wow. Grazie per avermi raggiunta. Nessun problema. Comunque, che posto è questo? In genere è il cavo del museo, ma per ora me lo stanno lasciando usare come laboratorio di ricerca. Vedi? Sto studiando queste strane porte chiamate portali bizzarri. Portali bizzarri? Proprio così, vorrei che tu mi aiutassi nella mia indagine. È proprio una piccolezza, quindi non dovrebbe volerci molto tempo. Che ne dici, mi aiuterai? Devo aiutarla per forza. Grazie, immaginavo che avresti accettato di aiutarmi. Certo, ma si può sapere cosa sono questi portali bizzarri? Sono porte fuori dal comune che si trovano in tutto il mondo. Ma non ne ho mai visto uno. Beh, questo perché non sono visibili a occhio nudo. Ma se usi quel tuo orologio potrei vederli sicuramente. Davvero? Davvero? A dire il vero è per questo che ho chiesto il tuo aiuto. Oh, certo. Ma come facevo a sapere dell'orologio? I portali bizzarri sono delle strane porte e si aprono in posti casuali. Vorrei che tu ci entrassi e recuperassi qualcosa per me. Vuole che entri in uno di questi portali? Esatto, ma non questo in particolare. Questo è proprio un caso a parte e... Non sono del tutto sicura su come aprirlo. Ho giusto visto un normale portale bizzarro fuori dal museo. Ti spiacerebbe entrarci e portarmi una sfera del portale? Una sfera del portale? Già, si tratta di uno strano globo che brilla e luccica. Anche se immagino che prima ci saranno delle sfide da completare. Comunque sono sicura che una volta dentro saprai esattamente che fare. Il portale è sul muro di destra vicino all'entrata principale del museo. Su, allora comincia, vai vai vai. È un po' insistente, vero? Bene, iniziamo questa missione. Ok. La professoressa Portale diceva che qui avremmo trovato un portale bizzarro. Sono certo che prima non c'era. Ah, ok. Praticamente dovrebbe esserci un'entrata per un varco misterioso, insomma, una cosa del genere. Già mi sono dimenticato come si chiama. Vediamo un po'. Portale bizzarro, ecco, sì, insomma, portale bizzarro, dai, su... Varco per un mondo misterioso è uguale. Questo è un portale bizzarro. Sembra un po' diverso da quello del cavo. Già, bella, la professoressa voleva che trovassimo una certa sfera nel portale. Che sia un caso, no, qui c'è una porta che magari conduce al museo. Non ci resta che entrare. Aspetta, ma l'occhio si strizza? Ok, comunque sia. Credo che i numeri sul portale... indichino quanti portali devo aver visitato prima di entrare in un certo portale, o almeno credo.
Non ne sono sicuro, non ho idea di... Oh mio Dio! Vinci... Senza la battaglia vinci 2. Dove cavolo ci troviamo, infatti? Sembrerebbe scherzi di pane, ma c'è qualcosa di strano. Questo deve essere il luogo casuale descritto dalla professoressa Portalia. Hai sentito quella strana voce? Ha detto vinci 2 battaglie, yokai. Credo proprio che la professoressa abbia menzionato una sfida. Forse possiamo ottenere questa sfera del portale se vinciamo 2 battaglie. Perché non provare, dato che abbiamo qualche yokai qui? Ok, facciamolo. Quando attraversi un portale, completa la sfida. Sono 4 tipi di sfide. Senza velocità, conta solo la velocità. Esce in tempo. Stanza da maestro, troverai solo yokai molto potenti. Una stanza bislacca che non sai mai quel che ti capiterà. Ok, quindi devo... Ah, lì me ne devo andare, ok. Perfetto. Ma penso che... Oh mio Dio. Non sarà affatto facile, credo, eh. O forse sì. Chi lo sa. Quanto odio dover tracciare i simboli. Ha ricambiato l'attacco dei nemici? Boh, andiamo con... Sudon, ho vinto. È stata piuttosto facile. Caramelle alla frutta, infatti ha dato anche pochissimi punti esperienza. Negative Buzz! Ok, facciamoci sta con Negative Buzz. È Buzz, non Buzz! Accidenti. Ok. Ah, quindi non mi apre nessun portale. Cos'è questo yokai? È cambiato? Ora vado con l'attacco di Sudon. Così almeno sono sicuro di farlo in tempo. Ok, e uno. Perfetto. Vediamo l'attacco di Sudon. Mettiamo una mossa. Muro sudato. Ah, tira gli attacchi? Quindi in teoria dovrebbe avere molta difesa Sudon. Ok, attaccate Negative Buzz. Oh, malandro è incantato, merda. Va bene. Potevo fargli avere un po' di punti esperienza in più, ma non ci ho fatto caso. Fatto, ok. Oh, ecco una sfera, va. Sfera del portale. Forse devo ottenere un certo numero di sfere. Boh, non lo so, ragazzi. Non so cosa. Come comportarsi. Dovrei avere più informazioni. Bene, Gugi, concludo qui l'episodio. Avrai altro materiale registrato? Perché ho registrato per tipo un'ora. E quindi avrei davvero tantissimo materiale da mostrarvi. Ma lo dividerò in altri 2 episodi perché c'è davvero tanta carne al fuoco. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo che in descrizione ci sono link a pagina Facebook e Twitter, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video, bye bye!